Beni per 18 milioni di euro sono stati sequestrati da Guardia di Finanza e Carabinieri di Reggio Calabria nei confronti della Cosca Pesce di Rosarno. Le indagini si sono avvalse delle indicazioni fornite dalla collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce, figlia del boss della Cosca Salvatore. Nell'operazione denominata All Clean 2, sigilli a ben 8 imprese operanti principalmente nel settore dei trasporti, in quello agrumicolo e nel commercio. Beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia a due persone ritenute vicine al clan Cordì di Locri. Destinatari del provvedimento sono due imprenditori, i fratelli Antonio e Francesco Tallura, di 46 e 49 anni, di Locri. Il provvedimento ha riguardato anche alcuni familiari dei due fratelli. I Tallura, imprenditori nel settore edile, sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione denominata Shark, condotta nel settembre del 2009. Ancora proteste a Crotone contro i tagli previsti dall'atto aziendale redatto dal direttore generale dell'ASP. A scendere in piazza oggi CGIL e CISL e UIL provinciali. I sindacati in particolare sottolineano che le misure proposte con tale atto non porteranno a concreti risparmi per il servizio sanitario, ma solo ad una riduzione dei servizi e conseguentemente anche di personale. Le tre sigle hanno inoltre distribuito un documento in cui illustrano punto per punto le criticità dell'atto. La cattedrale di Cosenza è patrimonio testimone di una cultura di pace dell'UNESCO. A dare la notizia sono la diocesi e il Club Telesio dell'UNESCO. Con il parere favorevole della Federazione Italiana Club e Centri UNESCO e del settore programma pace dell'organizzazione internazionale, si legge in un comunicato, si è concluso l'iter di richiesta per l'assegnazione del titolo. Si tratta del primo riconoscimento UNESCO in Calabria all'interno dei patrimoni testimoni di una cultura di pace.